Evidentemente adesso sceglie il cuore. Lì era un ragionamento di testa, condivisibile, ci mancherebbe altro. Poi, siccome penso che abbia Roma nel cuore e nel sangue, alla fine il cuore a volte prevale sulla ragione e spero che prevalga anche in cabina elettorale. No, quando parlava delle mamme che devono fare solo le mamme, fortunatamente nel 2016 Anche in politica. ci sono mamme che fanno il medico, l'avvocato, l'insegnante, l'architetto, l'operaia, il sindaco, il ministro, e quindi non vedo perché l'essere mamma debba essere ostacolo. Berlusconi non torna indietro, lei lo sta sfidando dichiaratamente. Saranno i romani a scegliere. Fra Bertolaso e Giorgia Meloni, secondo me Giorgia Meloni ha tutte le potenzialità per arrivare al ballottaggio e poi vincere al ballottaggio. No, io sono orgoglioso di quello che Maroni e Zaia stanno facendo ben governando Lombardia e Veneto e da Bossi ascolto da sempre tutti i consigli che mi dà. Lei pensa che Berlusconi non sia abbastanza contro Renzi? No, Berlusconi sì, magari c'è qualcuno in Forza Italia che è nostalgico degli inciuci e degli accordi sottobanco, lo dica, vadano con Verdini, vadano con Renzi. Renzi ha fallito, punto. Quindi con oggi parte una proposta che la Lega offre a tutta Italia per costruire il dopo Renzi, che ha finito.